fa a fare l'unboxing che tu sei sempre in mezzo? Eh? Come si fa? Allora. Bentornato sul canale. Buongiorno a tutti. Allora, oggi un video che non avevo mai fatto, ovvero una vera e propria unboxing. Un attimo perché c'è qualcuno qua che mi guarda e vuole essere anche lui presente in questo video. Allora, oggi sono stata alla Lidl e praticamente ho comprato finalmente tutto il set manicure e il fornetto per la ricostruzione delle unghie semipermanente, eccetera. Sono molto soddisfatta di questo acquisto e devo dire che appena tornata a casa ho voluto fare immediatamente un unboxing e condividerla con voi. Parliamo di 29,90 euro, insomma, devo dire dove c'è veramente tutto per iniziare proprio per chi non ha mai appunto si è mai improntato su questo mondo. Insomma, io mi sono voluta buttare, già mi sono levata il mio semipermanente, appena avrò un po' di tempo mi dedicherò al funzionamento di questo fornetto. Eccolo qua di nuovo lui. Ehi, fatti vedere che hai già dei fan. Ciao! E niente, ragazzi, vi lascio a questo unboxing. Ci vediamo dopo per le conclusioni finali. Allora, questa è la confezione, assolutamente gradevolissima, anche perché già ti illustra esattamente tutto quello che c'è all'interno, ma io ormai non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Allora, vediamo subito. Abbiamo il libretto di istruzioni. Bello capiente, abbiamo subito, sono visibili le tip delle unghie. Poi abbiamo qua tutta la borsettina trasparente con tutti i prodotti. Fantastica. Vediamo subito i prodotti. E qua c'è il fornetto. Ora il fornetto lo vediamo per ultimo, ma voglio andare a vedere immediatamente i prodotti. Allora, i prodotti sono. Allora, qua abbiamo due confezioni di gel trasparente da 15 ml messi nella pellicola. Poi abbiamo, eccezionale ragazzi, questo finishing questo è proprio per togliere credo che sia una sorta di acetone per togliere, credo, non ne sono sicura, non ne sono sicura. Il panetto per limare le unghie. Poi abbiamo, ragazzi, questo è proprio. Ah, poi abbiamo il bianco per fare la French. Ecco qui. Poi abbiamo, addirittura la tronchessa, questa per tagliare le tip. Cioè, veramente, ragazzi, è completo di tutto. Incredibile, perché si infila la tip qua e si taglia. Scusate, ma il mio gatto poi non riesce. Questo glue, vediamo. Allora, questo che cos'è? Ah, questa è la colla per attaccare le tip. Poi questo invece è per le cuticole, l'olio per le cuticole. Eccezionale, eccezionale. Mi perdonerete per. Allora, la colla per le tip. No, stai fermo.
La colla per le tip sono due. Poi abbiamo, ragazzi, qua è pieno di tante cose. L'abbiamo, poi abbiamo le limette, ne abbiamo tre di quelle più morbide. Abbiamo le, queste limette un pochettino più morbidine. E poi abbiamo quella classica proprio, proprio ruvida. Questa qua. Poi abbiamo i pennelli. Queste per spingere, no, queste per fare la French. Quindi si mette nel bianco e si disegna la French. Qua abbiamo l'altro pennellino. E questo è, credo, per una parte per spingere le cuticole e l'altra, credo, per applicare la colla. Credo, attenzione, oppure proprio per applicare il gel. Riponiamo tutto nella pochettina. Insomma, devo dire che è un set molto 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 completo. Per il prezzo che ha, devo dire che è fantastico. Insomma, io non vedevo l'ora di farvi proprio un unboxing, perché ero curiosissima di capire cosa c'è all'interno, perché se voglio andare a fare un semi permanente, sicuramente questo quindi è proprio un gel trasparente, quindi è proprio per fare proprio le unghie basilari, che male non sono, attenzione, però comunque ero molto curiosa e volevo capire poi cosa dovevo andare a comprare. Ma a questo punto devo dire che mi manca soltanto di comprare soltanto del gel o del semi permanente colorato. Mettiamo questo da parte e vediamo il fornetto, che è proprio, allora qua abbiamo delle cartine, le cartine che si strappano, cioè si toglie proprio lo smalto, incredibile, ma guardate che proprio che è organizzazione. Allora qua abbiamo le tip e abbiamo qua, ecco qua il fornetto, molto elegante, molto elegante. Allora il fornetto si presenta così, veramente bellissimo, con questo disegno a nido d'ape. E poi abbiamo, ve lo zoomo, ecco, abbiamo i secondi 240, 150, 90, quindi quanti secondi vogliamo far rimanere le nostre unghie all'interno del fornetto, così poi lui credo che si staccherà automaticamente, l'accensione, si ammaccherà questo bottone, ti andrà a indicare i secondi che vuoi, cioè preferiti. Abbiamo 1, 2, 3, 4, ci sono all'interno 4 lampade, vedete, così si vede veramente molto bene. E insomma, questa è la parte dietro. E insomma, devo dire, ringrandisco al meglio, insomma, devo dire che è un bel fornetto che fa proprio la sua bella 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 figura. Mi piace veramente tantissimo. Stavo dimenticando, mentre lo stavo rimettendo nella pellicola, qua abbiamo pure il tasto di accensione spegnimento. Positivo, positivo veramente. Quindi adesso non mi rimane altro, appunto, di cominciare appunto la mia prima ricostruzione unghie, oppure alla mia prima applicazione di semi permanente. Ora vediamo un po' come me la penso, ovviamente poi cercherò di fare un video così in modo tale da dimostrarvi anche il mio disastroso operato, speriamo di no, insomma, farvi vedere il risultato. E niente, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se anche voi avete acquistato il mio stesso prodotto. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!